Come imprenditori è fondamentale scegliere il giusto tipo di industria. Ce ne sono molte in cui possiamo entrare, ma a volte credo che possiamo peccare di presunzione come businessman e pensare di poter conquistare qualsiasi tipo di settore, vendere qualsiasi tipo di prodotto e risolvere qualsiasi tipo di problema e avere successo. Ma in realtà io vi dico che non è così. Oggi condividerò con voi 9 settori che vi renderanno, molto probabilmente, milionari. Prima di iniziare lasciatemi introdurre lo sponsor di questo video, ovvero Assistenti.online. Si tratta in assoluto della prima piattaforma italiana di assistenti personali. È possibile abbonarsi ad un piano standard o ad uno premium. Personalmente ho provato il servizio e devo dire che è molto comodo avere qualcuno in grado di risolvere qualsiasi tuo grattacapo. In questo canale abbiamo più volte parlato dell'importanza di delegare le attività non produttive o non in linea con i propri valori e questo al fine di avere più energie, per lavorare a nuovi progetti o anche solo per dedicarsi alle proprie passioni e goderci la vita. Ecco, Assistenti.online è una piattaforma che nasce proprio per questo, ottimizzare la vostra vita personale e riconquistare il vostro tempo. Per chi fosse interessato trovate il link in descrizione. Tramite noi potrete accedere ad un significativo sconto su entrambi i piani. Sicuramente vale la pena darci un'occhiata e ve lo consiglio. Se questo è il tuo obiettivo, ci sono molte vie che puoi percorrere. Non parlo di vie facili o trucchi, come le criptovalute o vincere ai giochi d'azzardo. Parlo di settori di industrie consolidate, concrete, che hanno sfornato milionari e miliardari. La prima che ti aiuterà a diventare milionario è l'industria dei servizi finanziari. Questo tipo di industria si occupa della gestione di capitali, di beni e di prestiti. Si parla per esempio di associazioni di credito, di banche, di compagnie finanziarie, compagnie di assicurazioni e imprese di brokeraggio. Molti di questi enti sono particolarmente ricchi perché avendo a che fare con i soldi hanno molti soldi. Si può guadagnare molto dall'occuparsi e trattare, o anche investire, soldi. Michael Bloomberg, l'ex sindaco di New York, è diventato miliardario attraverso la concessione di dati finanziari a questo tipo di industria. Il settore numero 2 è la tecnologia. Sicuramente conosci Google, Facebook, Apple, ma oltre a queste, pensa ai rami delle industrie più tradizionali in cui potresti affacciarti e di come potresti rivoluzionarle grazie alla tecnologia. Succede molto spesso, chiamiamo quelle persone rivoluzionarie, giusto? Come si possono migliorare le cose con la tecnologia? Parlo della robotica, dell'intelligenza artificiale, dell'automatizzazione o della produzione di questi prodotti tecnologici, in generale il servizio di garantire la tecnologia. Verranno ricavati miliardi e miliardi di dollari da questo settore dell'industria. Vuoi essere un imprenditore tecnologico? Settore numero 3. La sanità. Con industria della sanità mi riferisco all'assistenza, alle case per anziani, al settore farmaceutico, all'insieme dei servizi e dei prodotti che aiutano a vivere meglio e più a lungo. E questa è una branca che è bene seguire. Settore numero 4. Immobili ed edilizia. Una stima fatta dalle Nazioni Unite prevede un incremento della popolazione mondiale a 8 miliardi entro il 2025, un numero esorbitante, ed entro il 2050 il numero aumenterà a 10 miliardi. E questo cosa significa? Che cosa possiamo trarne? Tutti abbiamo bisogno di un luogo in cui dormire, giocare, comprare o semplicemente dove andare a passare il tempo, e per costruirli c'è questa industria. Settore numero 5. L'istruzione. Con tutti i cambiamenti, soprattutto dovuti all'evoluzione della tecnologia, il sapere diventa estremamente importante. Le persone vogliono imparare, vogliono acquisire delle capacità. Con l'istruzione puoi creare servizi, prodotti e software che aiutino le persone in molti modi. C'è l'istruzione tradizionale, ma ci sono metodi alternativi, quella che si fa al di fuori delle scuole, ad esempio. E non deve essere sempre un metodo accademico, ci sono tanti altri modi per rendere la qualità della vita migliore, grazie al business dell'istruzione. E per farti un esempio contemporaneo, ti basti pensare alla didattica a distanza. Settore numero 6. Intrattenimento e spettacolo. Oltre al dovere di ogni giorno, le persone vogliono essere intrattenute. Si può dire che richiedano o pretendano l'intrattenimento. Ci sono molti esempi di compagnie che si lanciano nell'industria dell'intrattenimento. Parlo di film, dell'animazione, delle produzioni cinematografiche, degli effetti speciali. Moltissimi lavorano in questo settore, primi fra tutti Amazon Prime e ovviamente Netflix, Hulu, Disney Plus e molti altri. Il motivo è perché questa è la direzione in cui le cose stanno andando. C'è molta richiesta e in più ci sono compagnie che facilitano le operazioni in questo tipo di industria e in particolare mi riferisco agli influencer, come chi lavora su YouTube e Instagram.
Per la prima volta succede questo tipo di fenomeno, dove comici di stand-up possono guadagnare milioni facendo video, mentre prima molti facevano addirittura fatica ad arrivare a fine mese. Siamo in un'epoca in cui la gente vuol più che mai l'intrattenimento. Quindi, se vuoi creare un prodotto di intrattenimento o un servizio, o una compagnia che si occupi di questo settore, potresti anche tu arricchirti velocemente. Settore numero 7. I trasporti. Tutti quanti amano viaggiare, soprattutto oggi dove grazie alla rete possiamo vedere molti più posti. Prima o poi vogliamo uscire da casa, vogliamo uscire ed esplorare posti nuovi, quindi ci sono enormi possibilità per i trasporti, soprattutto l'aeronautica. Pensa poi al fatto che oggi molte persone comprino cose online, dove sta qui l'opportunità? Questo sistema richiede il trasporto e la gestione di pacchi, e non parlo solo di FedEx o UPS o DHL, per esempio pensa a Uber Eats. Alla gente piace che la merce venga loro consegnata perché compra sempre di più da internet. Negli ultimi tempi c'è stato un boom di servizi a domicilio e ti basti vedere l'eccellente servizio di Amazon o le sempreverdi applicazioni di consegna come Just Eat, Glovo, Deliveroo, eccetera. Con la possibilità di offrire questo servizio, il settore è enorme e si può anche solo aiutare una di queste compagnie grazie a dei software, per esempio, di gestione dell'inventario o uno che monitori le spedizioni. Può aiutare una compagnia multimilionaria che ti ripagherà ampiamente. Settore numero 8. Il settore energetico, soprattutto lo studio dell'energia rinnovabile. Quindi, andando oltre l'utilizzo di gas o petrolio, adesso si parla di energia solare ed eolica. E con miliardi di persone c'è bisogno di più energia per caricare i nostri dispositivi e la nostra tecnologia, o anche solo alimentare le abitazioni. Se riuscirai a trovare soluzioni creative per questi problemi, potresti riuscire ad ottenere miliardi di dollari anziché milioni. Per questo serve l'appoggio di un giusto team e di conoscere informazioni su come funzionano le cose in materia di energia. E bisogna discutere con il governo su come attuare al meglio i tuoi progetti, ma ci sono sicuramente molti modi di fare soldi in questa industria. Settore numero 9. Il settore alimentare. Con miliardi di persone non abbiamo solo bisogno di più energia, abbiamo bisogno di un posto dove vivere, ma anche di mangiare. Quindi l'industria alimentare non tramonterà mai. Con sempre più persone abbiamo bisogno di modi più economici ed efficaci per creare cibo, di produrlo per nutrire tutti quanti. Cosa è necessario fare? Ancora una volta, si possono cercare soluzioni che vadano incontro a questa industria, e non parlo solo dei fast food, perché con così tante scelte che il settore alimentare propone, le persone scelgono cose anche più sane. Se le persone vogliono acquistare e consumare questi prodotti per la loro salute, bisogna accontentarla, perché la richiesta è sempre verde. E questi sono i 9 settori che credo ti aiuteranno a diventare milionario, ma solo se combini le tue abilità con le richieste di queste categorie. Entrare nell'industria più giusta per te è una cosa, ma devi anche essere la persona giusta. Queste due cose insieme ti porteranno lontano. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per essere avvisato dei prossimi contenuti. Carico spesso nuovi video che riguardano l'imprenditoria, il business e il creare ricchezza. Commenta qui sotto, salutami, metti un mi piace se il video è stato di tuo gradimento. A presto!